Buonasera ragazzi, sinceramente ho acceso adesso la videocamera, mi sono messa qui fuori perché sto facendo asciugare i capelli e stavo riflettendo su tutto quello che è successo sotto l'ultimo video, cioè quello che ho pubblicato oggi riguardo il make-up, che ho ricreato il make-up di Follettina Creation e moltissime di voi insomma mi hanno detto che è una presa in giro verso questa youtuber, che io non devo fare questi video perché non sono diciamo adatti al mio canale. Addirittura mi hanno detto che siccome io non sono una make-up artist e siccome io non trucco, questo video non ha senso. Ci sono rimasta ecco un pochettino male, anche perché ho letto diciamo alcuni commenti che non mi sono piaciuti tantissimo. Mi dispiace, ma non capisco proprio il senso di questo tipo di video. Un perculamento, seppur mascherato da un'aria bon ton, cioè ragazze, ma stiamo scherzando, e condito da una serie di premesse sul non giudizio. Certo, perché io non ho giudicato Follettina, vabbè, è sempre un perculamento, ma il problema è che questo video non vuole essere un perculamento. Anzi, voleva essere un video, diciamo, di divertimento, di intrattenimento, anche per farvi vedere prodotti con buoninci che mi sono arrivati e che sto utilizzando. Ma vabbè, lasciamo perdere, tanto queste cose non si notano mai nei video. Nei video si nota solo e sempre, sempre le cose negative. Non me l'aspettavo proprio, sono rimasta veramente male. Io non capisco il senso invece di questo commento. Io lo dico una volta per tutte, ho girato quel video riguardo Follettina, sì, per attirare le visualizzazioni, certo, perché è normale, io non vi dico bugie ragazze. Sì, ho fatto quel video anche per attirare le visualizzazioni, però comunque volevo, giocando, facendo un make-up diverso, farvi vedere anche dei nuovi prodotti. Non era contro Follettina, non era contro di lei per far vedere che tipo è un caso umano o che lei non è brava o che lei non sa truccare. A me queste cose non interessano. Io ho semplicemente replicato il video di un'altra youtuber, anche molto più famosa di me. Ma a me non mi interessa che lei sia un caso umano, a me di Follettina interessa il make-up, non cosa lei facesse, non i video che fa. A me interessava solo replicare un suo make-up, anche perché ho visto che qualcun altro, che è la mitica Ale, l'ha già fatto qui su YouTube e comunque non ha ricevuto tutte queste critiche, anzi il contrario. Mi hanno detto che tu hai fatto una premessa dicendo che non volevi prendere in giro nessuno, ma poi nel video hai quell'aria così strana. Mettetevi un attimo nei miei panni, una persona che è abituata a truccarsi in un determinato modo, quindi a mettere la terra in un determinato modo, la deve mettere in una parte, ad esempio sulla fronte, dove non la metto. È normale che mi sento in imbarazzo, ma questo non vuol dire che critico Follettina perché la mette. Mi sento in imbarazzo perché io normalmente non lo faccio e mi sembra strano farlo in video, dove comunque cerco di essere truccata seguendo le tecniche che uso anche normalmente. E mi ricollega un altro commento che sinceramente è stato uno dei più, secondo me, pure offensivi nei miei confronti. Mi dice che praticamente la differenza sostanziale fra me e Ale Hilton è che il suo canale si occupa di make-up, mentre il mio no, non si occupa di make-up, logicamente, e il suo video era divertente e ironico. Questo video invece lo trovo fuori luogo. Giustamente questa ragazza, questa persona, non so chi sia, non mi segue, è dimostrato anche dai commenti successivi. Infatti io le ho risposto che anche io mi occupo di make-up e le ho elencato ben 3 video che ho fatto nell'ultimo mese solo riguardante il make-up. E lei a quel punto mi ha risposto: se dai un'occhiata al canale di Ale Hilton, la differenza con il mio è evidente. E grazie al cavolo, Ale Hilton credo sia una make-up artist, ha una tecnica ottima, molto buona. Io sono una semplice ragazza appassionata come tante altre che fanno video su YouTube e che truccano. Ma ragazze, io ve lo anticipo adesso, io non trucco solo su YouTube, non trucco solo me stessa, adesso capirete. E io rispondo: non sono una make-up artist, sicuramente Ale trucca 1000 volte meglio di me, quindi non realizzo video solo di make-up. E qui sul canale trovate video di make-up, video in cui faccio vedere le cose della Lidl, video di spesa, video su tantissimi argomenti, su profumi, eccetera.
La risposta è ancora: tu stessa hai detto di non essere brava a truccarti, che poi non l'ho mai detto, però va bene. Ale è competente e l'aspetto divertente del video era vedere una persona brava ricreare un look che non seguiva le regole per fare un make-up perfetto. Io le ho risposto che sicuramente non ho le competenze di Ale e quindi non posso fare un video di make-up divertente. Se ragioni così, non dovresti seguire i video make-up della maggior parte delle youtuber italiane. Ragazze, cioè praticamente lei mi sta dicendo che siccome io non ho le competenze di Ale Hilton non posso copiare il make-up di Follettina. Bene, allora a questo punto neanche Chiara Facchetti, siccome non è una make-up artist, poteva copiare il video di Kiss & Make-up o tantissimi altri casi che ci sono su YouTube. Ma stiamo scherzando, spero. E lei mi risponde ancora: mi rispiego in altre parole perché non mi sembra tu abbia afferrato il concetto. Ale è competente in quanto ha delle nozioni che gli permettono di realizzare look perfetti, dunque vederla realizzare un make-up privo di tecnica è originale ed ironico. Infatti il suo video anche per questo secondo me è molto carino. Vedere una persona priva di quelle nozioni realizzare un make-up altrettanto privo di tecnica non è divertente, anzi, come altri che hanno commentato gli ho già detto, sembra una vera e propria presa in giro. Ma il problema è che questa ragazza, come la maggior parte delle persone che sono entrate in questo video, non sanno nulla di me, non sanno se io trucco le copertone quando sono al lavoro, nel mio vero lavoro. Le rispondo che sì, ho detto di non essere una make-up artist, non ho le competenze di Ale, non mi permetterei neanche di dirlo, però ho le tecniche base per truccare, ragazze. Tra se volete poi magari ve ne faccio un video, ve ne parlo. Io spesso lavoro in profumeria. All'inizio, i primi diciamo tempi, mi occupavo semplicemente di profumi, ma ora che lavoro in profumeria, le commesse, la responsabilità come il lavoro, mi fa anche truccare le persone. E non è una cosa che ho imparato dall'oggi a domani. Io ho imparato a truccare le persone piano piano nel tempo, ma non solo grazie a YouTube, anche grazie a tutto lo staff di questa profumeria. Non dico di essere una make-up artist, dico di essere un'appassionata, ma ragazzi, un minimo di tecnica, sono sincera, la ho. E così via, comunque ho trovato tantissimi commenti negativi. Io ragazze non avevo intenzione di prendere in giro nessuno, lo ribadisco qui in questo video. Se ho urtato la sensibilità di qualcuno, se ho fatto qualcosa di male, cioè ragazzi, io ve lo sto dicendo col cuore in mano adesso, a me dispiace tantissimo, però io non l'ho fatto per male, cioè non l'ho fatto perché appunto volevo prendere in giro Follettina, anche perché, diciamocelo, se io volevo prendere in giro Follettina non avevo bisogno dell'aria bon ton. Ci sono tantissimi video su YouTube di persone che prendono in giro Follettina, perché non potevo farle, no, anche io non l'ho fatto perché io non lo voglio fare. Non sono nessuno per giudicare Follettina, quello che fa, quello che non fa, i suoi video, il suo canale. A me non interessa, a me interessava semplicemente ridere e scherzare con voi. Questo messaggio non è passato, questa cosa mi dispiace. Chiedo scusa se sono stata scortese, sono stata maleducata, ma a me non sembra di essere stata scortese, di essere stata maleducata nei confronti di nessuno, anche verso chi mi ha scritto commenti negativi. Ho cercato sempre di non rispondere male, perché comunque per me la vostra opinione è importante, che sia positiva o che sia negativa. Moltissime persone mi hanno dato dei consigli: perché hai fatto questo video su Follettina, potevi farlo su qualche personaggio della TV. Vi ho risposto che lo vorrei fare anche su Giulia De Lellis, cioè questo non la dovete prendere come un attacco che Marzia fa verso Follettina, assolutamente. Io non ho nulla contro di lei, non mi interessa lei come persona, a me in questo video interessava il trucco, e se io ero strana è perché per me è stato strano truccarmi in quel modo, quindi è normale che facevo determinate facce, potevo benissimo tagliarle e invece no, le ho lasciate, proprio perché per me quello era divertente, farvi vedere come mi sono trovata nel ricreare il make-up. Non lo so, forse ho sbagliato, vi chiedo scusa, perdonatemi, scusate ancora, e non so neanche se pubblicherò questo video perché non so se ha un senso. Comunque non vi preoccupate, da adesso in poi torneremo con i normali video tutte le settimane. Ciao!